Uomini e donne, Natalia ubriaca, Andrea diffonde il video su IG. Natalia Paragoni e Andrea Zeletta stanno trascorrendo serenamente la loro vita lontano dai riflettori di Uomini e donne. Subito dopo la fine del loro percorso in trasmissione, infatti, i due ragazzi sono tornati molto attivi sui social. Poco alla volta, anche Zeletta si sta riappropriando del suo profilo Instagram. Pertanto, nel corso di questi giorni, entrambi i ragazzi si stanno divertendo a pubblicare alcune IG stories nelle quali condividono con il web tutto quello che stanno facendo. Attualmente, infatti, i due ragazzi si trovano a Riga per esigenze lavorative dell'ex tronista. La Paragoni ha deciso di seguirlo in questa avventura. Ad ogni modo, tra un impegno e l'altro i due trovano comunque il tempo per divertirsi. Proprio ieri sera, infatti, Andrea ha diffuso su IG un video in cui ha ripreso la sua compagna Natalia ubriaca. Ecco cosa è successo. Andrea e Natalia sono felicissimi, tra i progetti ci sono tanti viaggi. Le cose tra Andrea e Natalia non potrebbero davvero andare meglio di così. I due ragazzi sono felici e sereni e sono davvero parecchio complici. Proprio di recente sono stati anche intervistati dal settimanale Uomini e Donne Magazine ed hanno svelato alcuni progetti futuri. Tra questi ci sono, ad esempio, molti viaggi. Entrambi i ragazzi hanno spiegato che la loro vita non sarà certamente monotona. Al momento non sono ancora nella posizione di poter pensare a passi importanti, ad ogni modo, sono pronti a viversi appieno e recuperare tutto il tempo che hanno trascorso distanti. In questi giorni, come già anticipato, i due ragazzi sono a Riga. Nonostante gli impegni lavorativi di Zeletta, però, i piccioncini se la stanno spassando parecchio. Proprio ieri sera, infatti, Andrea ha pubblicato un video nel quale Natalia era completamente ubriaca. Il video della Paragoni ubriaca. I due erano seduti a tavola ma la Paragoni era davvero su di giri. La ragazza, infatti, non ha fatto altro che ridere al punto che Zeletta le ha fatto una domanda alquanto imbarazzante. Andrea ha chiesto a Natalia se fosse ubriaca e lei ha risposto scoppiando a ridere. Insomma, pare proprio che i due si stiano divertendo parecchio. Dopo la notte folle, i due ragazzi sono andati a letto. Al mattino c'è stato un dolcissimo risveglio. Natalia, infatti, ha ripreso una scena molto tenera. I due erano serenamente sdraiati a letto e Zeletta non faceva altro che abbracciarla e baciarla sulla guancia. Il viso della Paragoni era felice e rilassato. A quanto pare, le cose non potrebbero andar meglio.